Ma lo sport ha tante brutture, ma in effetti è il luogo dove si crea coesione sociale, è trasversale a tutto, lingue, razze, politiche e religioni, e ogni giorno ne abbiamo dei piccoli esempi. L'anno scorso furono 150 giornalisti a cogliere l'idea che lo sport è anche fatto di bellezza, che l'urlo e mettere sempre in risalto tutto quello che è negativo è giusto, ma nello stesso tempo non è solo quello. Lo sport è fatto di costruire futuro, ci lamentiamo del presente, ma se non costruiamo un futuro per questi ragazzi che sono straordinariamente più minacciati di noi, evidentemente abbiamo anche noi delle grosse responsabilità. Ecco, allora tutti possono costruire un modello un po' diverso, dove lo sport non è solo l'agonismo e la muscolarità, ma diventi invece il punto finale di coesione sociale, ripeto, trasversale a tutto, lingue, razze, politiche e religioni. Vuol dire un patto sociale, vuol dire un patto educativo, vuol dire società moderne, inteso nel senso capaci di andare incontro ai bisogni, vuol dire pensare alle persone ancora di più, trovando le chiavi di volta giuste ogni volta per parlare la lingua giusta e soprattutto creare questo entusiasmo che poi diventa contagioso per tutti.